troviamo alla Fiera di Verona per la 50ª edizione del Vinitaly, evento che racconta quali sono le realtà più importanti del settore del vino e della viticoltura in Italia. Facciamo un viaggio insieme per scoprire chi sono i protagonisti di questo importante evento. Dalla Fiera di Verona, Andrea Braga per MSCTV. Veniamo dall'Umbria, dalla zona di Montefalco e produciamo vini bianco e rosso di agricoltura biologica. L'Umbria, che cosa dire dell'Umbria? Terra verde, terra genuina, terra di San Francesco, terra veramente particolare. Particolare perché produce un vino altrettanto particolare, il Re Sagrantino. Re Sagrantino è un vitigno spettacolare da assaggiare veramente e ne esistono due varietà, il Sagrantino secco e il Sagrantino passito. Però l'Umbria non è solo vino, ma è anche olio. Infatti qui abbiamo portato il nostro olio ed è tutto agricoltura biologica. Mio padre ha fatto questa scelta dell'agricoltura biologica molti anni fa, perché il biologico non è solo uno stile di mangiare, ma anche uno stile di vita, una filosofia di benessere personale. Quindi vogliamo portare questo benessere sulle tavole dei nostri clienti, ma soprattutto vogliamo far assaggiare ai nostri consumatori un ottimo olio, un ottimo vino che non è solo buono ma è anche genuino e sano e che rispecchia le nostre tradizioni, i nostri valori della nostra, spero, bellissima famiglia. Per noi è importante essere qui al Vinitaly perché ormai è diventata una vetrina a livello internazionale e ci permette appunto di avere visibilità e di ritagliarci un piccolo spazio in questo, diciamo, mondo ormai molto ampio di viticoltori. Ci troviamo in Sicilia, la nostra azienda si trova in Sicilia ed è, diciamo, una regione particolarmente vocata per la viticoltura. Il Vinitaly appunto è veramente una bella opportunità perché riesce a far vedere all'estero diciamo la parte bella della Sicilia, quella che produce, riesce a fare numeri e riesce a portare avanti appunto l'economia di una regione che purtroppo è spesso conosciuta per aspetti diversi rispetto a quelli che riguardano invece diciamo la produttività appunto che questa regione riesce a darci. Lo stile giusto è la curiosità. Lo stile giusto è quello dove tutti gli anni, senza paraocchi, vai a provare tecniche nuove, vai a pescare un po' nella tradizione e un po' nell'innovazione per trovare un modo sempre più pulito per trovare nuove espressioni della tua zona, dei tuoi terreni, della tua uva, in modo da poter proporre un prodotto sempre più interessante / intrigante. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio al Vinitaly. Come abbiamo visto, un sacco di gente è attirata dal mondo del vino e dell'agroalimentare. Torniamo a casa con la consapevolezza che il patrimonio d'Italia non è solamente quello storico-culturale, ma è anche quello agroalimentare che da 50 anni Vinitaly ci racconta.
dalla Fiera di Verona è tutto. Andrea Braga per MSC TV.